La civiltà greca, l'ideale nel corpo umano. Fidia, ateniese, è l'artista che meglio ha interpretato gli ideali della classicità greca, armonia della composizione, pur nella libertà di schemi, ed equilibrio plastico, arricchito di tensione espressiva. Realizzò grandi statue andate perdute, la statua bronzea di Atena Promachos sull'Acropoli di Atene, le statue criso-elefantine di Atena Parthenons per il Partenone e quella più tarda di Zeus in trono per il santuario di Olimpia. Nel 447 a.C. Fidia fu incaricato da Pericle di sovrintendere ai lavori di sistemazione dell'Acropoli e si occupò direttamente della realizzazione del complesso scultoreo del Partenone, sculture dei frontoni e bassorilievi in fregi e metope. Le sculture del Partenone furono ultimate nel 432 a.C. Accusato del furto di parte dell'oro affidatogli per l'erezione della statua di Atena Parthenons e poi comportamento sacrilego, Fidia fu processato e, secondo alcune fonti, incarcerato. I templi erano decorati con sculture e rilievi che narravano i miti e le gesta degli eroi e degli dei protettori della città. Erano sempre colorati, in modo da evidenziarne i volumi e facilitarne la comprensione degli eventi rappresentati. Le sculture del Partenone sono state realizzate da Fidia, con l'aiuto di una schiera di artisti da lui coordinati. I frontoni sono posti sui lati est e ovest del tempio e narrano la nascita di Atena dal corpo di Zeus e la contesa di Atene e Poseidone per il dominio sull'Attica, vinto dalla dea con il suo dono dell'olivo. Delle sculture restano pochi frammenti, ma mostrano l'abilità raggiunta da Fidia nel modellare i corpi in diverse posizioni, con effetti di grande naturalezza. Anche i soggetti del fregio e delle metope prendono ispirazione da racconti mitologici. Atena è la figlia prediletta di Zeus, dea della sapienza e della saggezza. Secondo il mito, sarebbe nata dalla testa del padre già armata di elmo e corazza. Atena è anche protettrice della guerra nei suoi aspetti nobili, cioè quando è combattuta per la difesa o per garantire la giustizia. Lord Thomas Bruce, settimo conte di Elgin, nel 1799 fu nominato ambasciatore inglese presso la Sublime Porta, il governo dell'impero ottomano ad Istanbul, in Turchia, e durante il viaggio fece sosta ad Atene, che allora era sotto il dominio turco. Appassionato di archeologia, chiese il permesso di effettuare rilievi e disegni dei resti degli edifici dell'Acropoli, che gli fu accordato, ma entro questi termini: che gli artisti non incontrino alcuna opposizione a camminare, osservare, contemplare le figure e le costruzioni che possono voler disegnare o copiare, o a fissare impalcature intorno al tempio antico, o a modellare con gesso e con calce i detti ornamenti e le figure visibili, o a scavare, quando lo si ritenga necessario, in cerca di iscrizioni tra le materie sparse al suolo, né si impedisca loro di prelevare qualche pezzo di pietra con iscrizioni e figure. Offrendo preziosi doni al governatore turco, Elgin ottenne di staccare anche qualche metopa, poiché si accorse che i vari marmi dell'Acropoli venivano utilizzati per gli scopi più vari. Con l'intento di salvaguardarli, Lord Elgin, nel 1803, li fece caricare su una nave e li portò in Inghilterra. Oggi sono al British Museum di Londra, ma la Grecia ne chiede la restituzione. Il soggetto raffigurato nel fregio continuo esterno alla cella è una novità, in quanto non viene narrato un mito, ma ricordato un evento contemporaneo. Cavalieri, musici, danzatori, sacerdoti, portatori di offerte e fanciulle compongono una processione ininterrotta, ritmata, con andamenti diversi ma sempre armonizzati, come in una melodia. Il rilievo è basso e determina, nella penombra del portico, un effetto di delicato chiaroscuro privo di contrasti. Ogni 4 anni, i cittadini ateniesi sfilavano lungo la via sacra verso l'Acropoli per rendere omaggio ad Atena, protettrice della città. Vi partecipavano tutti i cittadini liberi, che portavano in dono un peplo tessuto dalle ergastinei, giovani nobili ateniesi. Il peplo sacro era ricamato con scene della Gigantomachia.
All'esterno, nelle metope del fregio dorico, sono narrati quattro miti che affermano la vittoria della civiltà greca sulla violenza e sulla barbarie. Si sono conservate solo alcune metope della centauromachia. Esse narrano della lotta tra i lapiti e i centauri, creature metà uomo e metà cavallo, simbolo dell'istinto incontrollato. Le metope sono nitide, con figure ad alto rilievo, che si staccano dal fondo creando effetti di profondità. Accanto alle decorazioni dei templi e delle aree sacre, come i santuari, gli scultori greci hanno realizzato sculture a tutto tondo per decorare luoghi pubblici ed aree sportive. Sono in marmo o in bronzo e rappresentano divinità, eroi, atleti e offerenti. Al centro c'è sempre l'uomo, considerato la creatura più vicina agli dèi. L'artista cerca di renderlo nella sua bellezza fisica, che è considerata espressione di qualità morali. Gli scultori hanno ricercato le forme e le proporzioni ideali del corpo umano. Hanno creato modelli che sono rimasti un riferimento fondamentale per gli artisti di ogni tempo. Nella sua evoluzione, la scultura greca tende all'imitazione della natura e a un ideale di armonia e perfezione. Nella storia della scultura greca è possibile individuare tre periodi principali: il periodo arcaico, il periodo classico, l'età ellenistica. Nel periodo arcaico, che si sviluppa tra il VII e il VI secolo a.C., sono rappresentati giovani uomini, i curoi, e giovani donne, le corai, che impersonano divinità, eroi o offerenti. La posa è statica e frontale. L'impostazione è simmetrica, il sorriso e lo sguardo fissi di fronte a sé. Hanno volumi massicci e squadrati, come fossero composti da solidi geometrici. Durante il periodo arcaico possiamo individuare tre tendenze fondamentali: dorica, ionica, attica. La produzione scultorea dorica avviene tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. Le statue sono rappresentate in posizione stante, in piedi, con le braccia accostate al busto e le mani serrate. Solo l'avanzamento della gamba sinistra accenna ad un potenziale movimento. La figura è massiccia, frontale, rigida e austera. La testa non è proporzionata al corpo, perché è più grande del vero. Le diverse parti del corpo sono indicate da linee incise. I dati anatomici vengono tradotti in andamenti geometrici. Si noti, ad esempio, la disposizione delle curve che indicano il torace. Esse sono simmetriche a quelle dell'inguine. La scultura raffigurante l'eroe Biton è stata realizzata da Polimedes di Argo in età arcaica, nel VI secolo a.C., con quella del fratello Cleobis. La statua è composta da masse squadrate, ha un'impostazione simmetrica e frontale, le parti anatomiche sono incise. La scultura ionica si sviluppa tra il VI e il V secolo a.C. Le statue sono caratterizzate da superfici continue, prive di spigoli, e da proporzioni orientate a effetti di verticalismo e di leggerezza. C'è una maggiore attenzione all'anatomia, ma le statue danno ancora il senso di rigidità, nonostante l'eleganza formale. La statua, che raffigura la era di Samo, o più probabilmente una fanciulla offerente in processione, risale al 570 a.C. La sua forma è statica. La figura ha i piedi uniti e le braccia distese, l'una lungo il corpo e l'altra in origine adagiata al petto e probabilmente recante un dono alla dea. Il corpo cilindrico simula il fusto di una colonna, ma la leggera trama della veste determina un gioco di ombre e luci. La scultura attica risale agli inizi del VI secolo a.C., nella regione di Atene. Le figure, pur fortemente idealizzate, mostrano superfici levigate che determinano nitidi effetti di chiaroscuro. I volumi, per quanto decisi, sembrano modellati dalla continuità delle superfici. La resa dell'anatomia è ancora approssimativa. Il Moscoforos è forse un offerente, oppure un atleta che ha appena ritirato il premio vinto in gara. La statua è stata elaborata sulla base di calcolati principi formali e compositivi. Osserva la sinuosità delle linee e l'idea di formare una X tra le zampe del vitello e le braccia chiuse dell'uomo che le raccolgono. Il periodo classico comprende i secoli V e IV a.C. Corrisponde al raggiungimento dell'ideale di perfezione delle forme,
unito alla morbida naturalezza delle pose. Questo periodo coincide con la fase di massimo splendore delle poleis greche. Policleto è uno scultore vissuto tra il 480 e il 420 a.C., le cui opere hanno stile armonioso, studio attento dell'anatomia e perfezione delle proporzioni regolata dal suo canone. L'intero corpo è uguale a 8 volte la testa. Il suo capolavoro è il Doriforo, portatore di lancia, noto in più copie. È nudo, stante, con una gamba leggermente arretrata. Nella prima metà del V secolo, gli scultori greci raggiungono, nella rappresentazione della figura umana, risultati mai ottenuti prima. La naturalezza delle pose, l'equilibrio e la perfetta resa dell'anatomia. L'elaborazione del modello di riferimento è attribuito allo scultore Policleto, che scrisse un trattato, il Canone, in cui parla della relazione di ogni parte della figura con l'insieme attraverso precisi rapporti di misura. Doriforo significa portatore di lancia. Con il braccio sinistro l'atleta reggeva la lancia, che era di bronzo. Sappiamo che la maggior parte delle opere di Policleto era realizzata in questo materiale, ma nessun originale è giunto fino a noi. La sua produzione ci è conosciuta grazie alle numerose copie in marmo di età romana. Il canone è la regola che definisce le proporzioni del corpo umano. L'unità di misura è la testa, che è ripetuta 8 volte dall'altezza totale della figura. Il chiasmo corrisponde al bilanciamento del corpo secondo uno schema di X. Il corpo dell'atleta poggia sulla gamba destra, che dunque è portante. A questa corrisponde il braccio sinistro, che reggeva la lancia. Sono rilassati, invece, la gamba sinistra e il braccio destro. In questo modo, il bacino e le spalle si piegano spontaneamente, assumendo una posizione naturale. Mirone è l'autore del discobolo, in equilibrio tra stasi e movimento. Il braccio destro, sollevato, e quello sinistro piegato individuano un perfetto arco che trova proseguimento nella flessione della gamba sinistra. Le gambe sono piegate per offrire la forza necessaria al lancio. Il discobolo è un esempio di scultura del primo periodo classico. Si tratta di una statua realizzata tra il 480 e il 460 a.C. dallo scultore Mirone. L'opera in bronzo è andata perduta, ma ne sono state fatte numerose copie in marmo in età romana. La statua rappresenta un atleta mentre sta per lanciare il disco. La figura dell'atleta è colta in movimento. Il braccio destro è sollevato e la mano ben salda trattiene il disco. Il braccio sinistro è abbassato. Le gambe sono piegate per dare la forza necessaria al lancio del disco. Prassitele è lo scultore della grazia e della bellezza. Abile nel lavorare il marmo, che gli consentiva di ottenere una resa naturalistica delle superfici, che poi dipingeva con un impasto di olio e cera per dar loro il colore del corpo. Le sue figure sono naturali ed eleganti, le espressioni sono intense ma serene. Tra le sue opere più famose ricordiamo l'Afrodite di Cnido e l'Hermes con Dioniso. Lisippo rinnovò il canone di Policleto, elaborando modelli più snelli e mossi. Nell'Apoxiomenos, l'atleta, che si toglie la polvere e il sudore con lo strigile, assume un nuovo equilibrio, evidenziato dall'andamento leggermente curvo del torso e dalla posizione appena divaricata della gamba destra.
Rinvenuti nel 1972 nel mare antistante Riace, sulle coste ioniche della Calabria, i cosiddetti bronzi di Riace hanno un'importanza fondamentale per la storia dell'arte. Non si tratta di copie, ma di originali della statuaria greca. Non si conosce la loro provenienza, né la destinazione della nave affondata con il suo prezioso carico. Risalgono alla metà del V secolo a.C., una fase di passaggio tra l'arcaismo e l'età classica. Per la qualità elevata dell'esecuzione, le opere provengono certamente dalla bottega di un importante maestro, forse Fidia, o un laboratorio di Argo, la città di origine dello scultore Policleto, ed erano forse destinate alla celebrazione di un evento storico o a un santuario. I bronzi sono stati così attribuiti: la statua A ad Algelada il Giovane, maestro di Fidia, la statua B ad Alcamene il Vecchio. I bronzi di Riace sono espressione di un raggiunto equilibrio nella forma e comunicano un senso di forza controllata. La ponderazione è un artificio compositivo stabilito da Policleto. Esso consiste nel coordinare in modo armonico le varie parti del corpo, creando un bilanciamento tra le parti in riposo e quelle in movimento. I due guerrieri appartengono alla prima fase classica. Essi sono nudi, con una perfetta anatomia, e seguono lo schema X, indicato da Policleto nel Doriforo. Le figure sono modellate in modo naturalistico, sia nelle forme, sia nelle proporzioni e nelle pose. Questo aspetto è stato accentuato attraverso l'uso di materiali diversi. Le labbra e i capezzoli sono in rame rosso, le ciglia e i denti in argento, gli occhi in avorio e pasta vitrea colorata. Entrambe le statue hanno la posizione del braccio sinistro di chi porta uno scudo. Nella mano destra impugnavano probabilmente una lancia e una spada. Le spalle sono orizzontali, in quanto entrambe le braccia hanno funzione portante. Il bacino è inclinato per equilibrare la posizione avanzata della gamba sinistra e la leggera rotazione del busto. Descrizione del soggetto. Le statue raffigurano due uomini nudi in posizione eretta, due guerrieri oppure atleti che correvano con le armi da combattimento. La posizione del braccio sinistro indica che reggevano uno scudo. Le ciglia e i denti sono in argento, gli occhi in pasta vitrea e in avorio, mentre le labbra e i capezzoli sono in rame rosso. Analisi formale. Gli scultori hanno applicato il principio della ponderazione definito da Policleto. La diversa posizione degli arti è bilanciata dalla leggera dissimmetria del bacino che rende la spontanea rotazione del busto. L'anatomia è curata nei dettagli, come evidenziano le ombre che rimarcano la muscolatura. Iconografia e iconologia. Le statue raffigurano eroi o atleti, rappresentano in modo splendido i valori di nobiltà della figura umana e della sua bellezza, qui riprodotta seguendo regole di grande equilibrio compositivo. Funzione dell'opera. La funzione è tipicamente celebrativa e ornamentale. L'età ellenistica va dalla fine del IV alla fine del I secolo a.C. Corrisponde alla crisi delle Poleis. La scultura è caratterizzata da realismo e da un'intensità espressiva che spesso diviene drammatica. L'età ellenistica prende avvio nel 323 a.C. con la morte di Alessandro Magno, il condottiero macedone che aveva conquistato un immenso territorio dalla Grecia ai confini dell'India, e si conclude nel 31 a.C. con la definitiva affermazione della potenza di Roma. Sono secoli di grandi trasformazioni che coinvolgono anche l'arte attraverso opere raffinate, ma al tempo stesso cariche di tensione e di incertezza. La scultura, in particolare, è di tipo realista. Gli artisti rappresentano emozioni individuali, eventi quotidiani, storie dominate dalla malinconia e talvolta dalla sconfitta. La scultura, denominata spinario, raffigura un giovinetto nell'atto di togliersi una spina dal piede. Il soggetto ha avuto una grande fortuna. Se ne conoscono, infatti, numerose varianti realizzate in età ellenistica e poi romana. In età ellenistica si diffondono soggetti di tipo privato, come ritratti o scene di vita quotidiana.
Rappresentare un fanciullo in un gesto naturale significa soffermarsi sulla bellezza delle cose ordinarie, senza ricercare la bellezza assoluta e perfetta. Viene prestata molta attenzione alla qualità tecnica. La statua è in bronzo, ma le labbra del giovane sono in rame che risalta con un colore acceso. La Venere di Milo fu scoperta casualmente da un contadino nel 1820 nei pressi di un teatro antico nell'isola di Milo. L'affascinante e misteriosa figura di donna, identificata come Afrodite, Venere per i romani, è a torso nudo. Pur evidenziando riferimenti classici, è nuova la composizione. La figura è inserita nello spazio con una leggera torsione elicoidale del corpo. Originale è anche l'idea del panneggio fatto scivolare sulle anche. Il gruppo dell'Laocoonte fu realizzato nella seconda metà del primo secolo a.C., nell'isola di Rodi o forse a Pergamo, dallo scultore Agesandro con i figli Atenodoro e Polidoro. L'episodio proposto nell'opera appartiene al ciclo epico della guerra di Troia, ripreso nell'Eneide dal poeta latino Virgilio. Durante l'assedio di Troia da parte degli Achei, Laocoonte, sacerdote troiano di Apollo, cercò di dissuadere i suoi concittadini dal fidarsi del cavallo di legno lasciato sulla spiaggia dai nemici. Per volere della dea Atena, cui stava a cuore la vittoria degli Achei, due serpenti venuti dal mare lo aggredirono assieme ai suoi due figli. La composizione rende l'opera drammatica e convulsa per l'intersecarsi delle linee oblique individuate dalle posizioni di Laocoonte, dei figli e dei serpenti, che attraversano in senso opposto le tre figure, avviluppandole. Il movimento del gruppo si svolge in prevalenza su un piano frontale. L'espressione atterrita di Laocoonte contrasta con le pose dei figli, più eleganti e composte. Il gruppo scultoreo del Laocoonte è uno degli esempi più significativi dell'arte ellenistica. È stato ritrovato nel 1506 a Roma, nei pressi della Domus Aurea di Nerone, e la sua scoperta ha suscitato ammirazione tra gli scultori rinascimentali. Michelangelo lo definì un portento d'arte e vi trasse ispirazione per studi di figure. Si tratta forse della copia di un originale più antico in bronzo. L'opera è molto drammatica. Laocoonte compie uno scatto improvviso, morso da uno dei serpenti. I movimenti dei personaggi sono complessi e creano contrasti. Le loro espressioni sono atterrite. Ciascun personaggio compie movimenti diversi e si orienta in più direzioni. Il gruppo scultoreo, nel suo insieme, è unito dai corpi spaventosi degli enormi rettili. La città ellenistica è scenografica e monumentale. L'Acropoli, in particolare, non ospita più soltanto gli edifici sacri, ma è destinata a manifestare l'immagine di un potere forte. Così, templi, teatri ed edifici pubblici assumono dimensioni grandiose, mentre strade e piazze sono arricchite da porticati con lunghe sequenze di colonne. Spesso gli edifici sono isolati su terrazzamenti, affinché risaltino rispetto all'insieme e possano essere visti da angolazioni diverse. Nei secoli III e II a.C., la città di Pergamo, nell'attuale Turchia, fu capitale del regno degli Attalidi. Per celebrare la vittoria sulla popolazione dei Galati, che ne minacciava la stabilità, venne eretto sull'Acropoli un grandioso altare dedicato a Zeus. Esso si compone di un alto basamento su cui si sviluppa un porticato continuo che ospita l'ara per i sacrifici. I fedeli vi accedevano attraverso una maestosa scalinata frontale, accompagnati dai drammatici rilievi con la gigantomachia, che si sviluppano ai lati.
uomini e donne comuni, eroi e divinità, esprimono emozioni, desideri, paure. Il fregio, che circonda esternamente il basamento dell'altare di Pergamo, narra la gigantomachia, la lotta tra i titani e i dei dell'Olimpo per la conquista del potere. È oramai lontana la serena certezza della vittoria del bene sulle forze oscure, che era stata affermata nel fregio del Partenone. Si assiste a una battaglia senza certezze, in cui uomini e mostri intrecciano i loro corpi. Alcune sculture sembrano uscire dal fregio ed entrare nello spazio reale della scalinata.